Se non ricordo male, in questa zona loro rubano il furgoncino. Bene, uomini. Per decollare dobbiamo procurarci altri pezzi. E con procurarci intendo rubare. Ecco, ti pareva. Boom, boom. Non adesso. Kowalski, no, ora. Rapporto. Subito, signore. Veicolo non operativo a ore 3. Eccellente. Molto bene, Kowalski. Ah, è una bottiglia. Infiltriamoci e recuperiamo i pezzi. Quello cos'è? Farò strada io. Cosa? Ah, ok. Soldato, vai pure tu per primo. Sì, signore. Stavo... Ok, con quadrato, colpi di karate pinguino. Con cerchio niente, con triangolo scivolata, benissimo. Ascolta, soldato, puoi usare i comandi di attacco o quelli speciali per sistemare queste lucertole. Sembrano robuste, per cui le dovrai colpire due volte. Benissimo. Ok. Ho tirato uno schiaffo di quelli potenti nei sensi. Posso spammare triangolo e vado avanti uguale. Benissimo, guarda. Oi, il frame rate? Che sta succedendo in sta zona? Guarda, vado di testate potenti nello stomaco. Madonna mia, che problemi c'ha sta zona? Cioè, più di quanto non ne abbia il gioco, intendo. Dio mio. A parte la telecamera. Cioè, guarda, guarda. A parte la telecamera che è, vabbè, quella che è. Ma la zona qui c'ha dei cali di frame rate veramente terribili. Mamma mia, degli schiaffi potenti in faccia. Niente, non riesco neanche a saltare visto che cala tantissimo. Guarda! Neanche puoi dire che è la mia PlayStation, perché la mia PlayStation non ha sti problemi. Madonna, wow. Qua ce ne sono un po' tanti. Mai visto così tanti rettili nemici in tempo di pace. Non è che abbiamo un attacco... Ah, ok, stavo giusto dicendo. Non abbiamo un attacco speciale in cui li facciamo fuori tutti con un colpo. Magari non tutti con un colpo, però. Dove siete? Beh, almeno i miei alleati. Bel lavoro, ottimo esempio di disinfestazione. Pensavi fosse finita, vero? E invece no, ti rimando. Ci sono in gli umani. Devi andare in avascoperta per tutta la squadra. Forza! Va bene, come faccio a passare? Ok, così. Quelli sono umani. Finalmente qualche pezzo da rubare. E cioè, che dobbiamo procurarci. Però quelle guardie hanno un'aria cattiva. Sì. Questo si crede un duro, ma basterà la solita tecnica per sistemarlo, come tutti gli altri. Ma... Ah, ottima idea, lucertola. Se temete di essere catturati, buttatevi dietro quelle rocce e quel tronco per ripararvi. Buona fortuna. Ne avrete bisogno. Ma posso ucciderli come facevo anche nel gioco della PS2? Occhi aperti, ragazzi. Qui sta succedendo qualcosa di strano. Un oggetto trovato. Ma io posso ucciderti? Dai. Devo provare ad ucciderlo. Vai via. Torna qui. Ma se neanche mi hai visto. Ma... Posso dire che io ho tirato una testata nelle balle? Cioè, io ho proprio tirato una testata potente nel... Oh, che dolore. Dai, sono nascosto dietro una roccia, non mi puoi vedere. Non c'è male. Ok, una canna da pesca. Altri dindini. Una maschera per la fiamma ossidrica. Una maschera da saldatore, esatto. Un crick. E mi manca un oggetto. Che cosa sarà? La macchina? Ah no, ecco. La chiave quella per le ruote, la leva. Bel lavoro, soldato. Continua così, non mi deludere. Visto come funziona? Io credo che questa zona fosse intesa come non uccidere gli umani. Solo che se ho la possibilità lo faccio. E ci hanno visto. Le dobbiamo eliminare, presto. Dai, investile. Cosa? Perché? Perché questa scena? Gli insegnerà a stare in guardia.
Ok, posso sparare caramelle all'infinito per qualche motivo. Non è bello essere ricoperti di dolcetti, vero? Non se sono sputati da un pinguino. Ok, devo colpirli due volte. E tra l'altro neanche stanno cercando di ucciderci o altro. Rock and roll, ragazzi. Ce ne manca uno. Eccolo lì, pensavi di venire a prenderci, eh? Ti sei guadagnato i gradi, Rico. Ora prendiamo questa strada e torniamo al centro visitatori. Sì, signore. Guarda, accetto tutto così com'è, va bene così, guarda. Non faccio Rico, più domande. Pensi di potermi procurare delle cesoie? Ho il pressentimento che quel canide ci darà parecchi problemi. Altre cesoie? Ma non le abbiamo prese prima. Wow, un autentico tesoro. Soldato, mi aspetto che tu torni con ciò che serve. Le cesoie? Quelle che ci ha dato prima quel il leone? È una vera spina nel fianco. Poco ma sicuro. E che devo fare? E come devo fare per il cane? Centro! Volevo colpirlo da questa distanza, ma non posso, benissimo. Ok. Il doppiatore, tra l'altro, è lo stesso doppiatore di Jason di Far Cry 3. No! Sono caduto! Sono caduto nel cercare di rompere la scatola. E adesso? Non riesco più a risalire. Ah no, beh, ce l'ho fatta. In qualche modo arcano ce l'ho fatta. Ok, devo riuscire ad ucciderli tutti. Il problema è il cane. Ah no, c'è una palla lì, non è il cane. E allora cos'è? Ah, una tromba. Io pensavo che dentro ci fossero degli animali, non dentro degli oggetti. Sai com'è? Vedi una scatola muoversi? Non pensi ci sia dentro una trombetta. Ecco fatto. Allora, un umano crepato. Qui c'è un martello. Io tiro in faccia all'umano che sta cercando di prendere una mazza. Hai ragione, scusami. Scusami se ho pensato potesse essere un martello. Ok. Altro umano distrutto. Una racchetta da tennis per qualche motivo. Ok, vediamo. Una corda. Ok, questa può essere utile. Una lucertola, va bene. Ecco, questo spiega il motivo del movimento. Ma una sola lucertola muoveva così tanto una scatola? Ok, ora devo prendere questo pallone, uccidere quell'umano. L'ho fatto. Un manubrio di una bici. Va bene. Aspetta. Non girarti. Bravo. Mamma mia, ha pizze potenti in faccia. Un trombone. Va bene, una tuba. Scusami se ho detto trombone. Una scarpa, dei soldi. Che altro? Brum. Una scarpa da tennis, anche specificato. Allora, qui c'è una scatola con una dentiera finta. Che non è neanche una dentiera, è una dentiera di quelle giocattolo che si muovono quando gli dai la carica. Sapevo che eri una lucertola perché l'oggetto finale è lì. Perfetto. Questo posto è strano. Voglio essere svegliato quando diventa più strano. C'è una moneta, dai, fammela prendere. Grazie. Più strano, quindi devo andare alla ricerca di altri oggetti. Grazie. Saliamo piano piano. Visto? Ci siamo fatti una risata quando Rico ha ingoiato quella priscatole. Ma ora forse ci tornerà utile. Rico? Ah, così di cattiveria. Ma guarda quanta bella roba c'è qui dentro. Beh, forse non è poi così bella, ma la potremo usare per l'aereo. Ragazzi, al lavoro! Caricate quei camion! Pinguini cleptomani. Non mi ci vorrà
Molto. Oh, la missione è a rischio. Se lo vedo. Se quel tizio verrà qui, la nostra copertura salterà. Skipper, posso usare le mie conoscenze di pesca? Provaci, soldato. Contiamo su di te. Ah, benissimo, ecco la canna da pesca. Ora lo sono. Ah no, Mission Impossible. Allora, usa i normali comandi di movimento per mirare. Premi il comando di salto per lanciare un'esca. Quindi rilascia la proteggere la lenza. Abbiamo così molte semplice. Prede, soldato. Tu però dovrai prendere solo quello che ti dirò. Va bene, tutto non quello male, che vuoi. Soldato. Cos'altro devo prendere? Quello è un martello. Ben fatto. Oh no, il cane. Allora, devo prendere la caffettiera, i cuscini per qualche motivo. Eccellente! La caffettiera dov'è? Allora, il guanto da forno. La Bel caffettiera. Lavoro. Eccola là. Per qualche motivo era in mezzo a tutti gli altri oggetti. È un bollitore, scusami. Poi un telefono, una bottiglia d'acqua e credo del formaggio. Ecco, no, ho preso la salsa. Ok, vediamo se qua sopra. Secondo i miei calcoli, allora, lì ai cani piace la carne. Potrebbe tornarci utile. Sì, tieni. Stai buono, Fifi. Allora, eccoli i walkie talkie. Ci manca solo quella bomboletta gialla. Ma dov'è? Ok, qua non c'è nulla. Magari dentro i cassetti. Sì, dentro i cassetti forse. Eccola lì, l'ho trovata alla fine. No. Ecco fatto. Il formaggio spray. Ehi, hai combinato tu questo macello? Bau. Non sono stato io. Non guardarmi così. Finirai alla catena per questo, bello mio. E ma dopo poveraccio. Io dovrò anche pulire questo macello. Non avete ancora finito voi? Un giro così. Dobbiamo fare qualcosa per quel cane. Basteranno le sue pulci a fregarci. Ecco fatto. Ora se ne starà buono. Allora, delle chiavi, il coso delle matite e delle mutande. Le mutande molto semplicemente saranno qui. Eccole qua, infatti. Ci serve le mutande e l'abbiamo preso. Grazie a te questi quadrupedi potrebbero tornare a New York. Una coperta. Ci serve una mappa. Dove sarà? Ah, ecco, quello non è un portachiavi, era un porta ombrelli. Non male, soldato. La mappa dove sarà? Ecco le chiavi, perfetto. La mappa magari è qua dentro. No. No, niente mappa. Ah, qua dentro forse. Eccola qua, perfetto. Comincia a capire. Trovato tutto. Molto come ha bene, fatto soldato. Saltare? Continua così e avrai quella promozione che ti prometto da anni. Istis Italia. Sapevo che la parte dei pinguini sarebbe stata la più lunga. Accidenti. Dovevo fare prima tutte per le altre. Per prima cosa dobbiamo liberarci delle guardie. Ed ecco come faremo. Vedi quel coccodrillo, soldato? Trova un modo per farlo uscire dal suo recinto e stai a vedere cosa succede. Attento a non cadere, però. Sì, signore. Allora, queste sono rocce. Forse hai avuto una bella idea, soldato. Lancia alcune di quelle rocce sul contrappeso e solleverai la porta della gabbia. Per qualche motivo c'è un contrappeso per tenere dentro un coccodrillo di 200 metri, ma va bene uguale. La sicurezza prima di tutto. Grazie, pinguini. Di nulla. Devo... Perché? Signora! Stiamo facendo un casino incredibile. Come hai fatto uscire dal recinto, stupido? Come faccio invece a catturarvi? Ah, devo solo farli fuggire. Ah. Vieni qua. Com'è che ho rotto? Ah, ecco, alcune teche si possono rompere.
Allora, aspetta, prima che scappa. Ecco fatto. Tutti i soldi di questa zona li ho presi. Credo, spero. Ripulisci il negozio. Va bene. Rubiamo anche il cranio di un mammut. Ecco fatto. Ci sono punti in cui non si rompe il vetro, altri in cui si rompe. Benissimo. Allora, prendi tutto, mio caro coccodrillo. Io e te da oggi siamo nuovi migliori amici. Niente, non riesco. Ecco fatto. Secondo me si rompe con la zampa, non con il ruggito. Perché fa l'animazione in cui alza la zampetta, però non è il ruggito a rompere il vetro. Ecco fatto. Bel lavoro, soldato. Grazie a te questi quadrupedi potrebbero tornare a New York. La fuga dei pinguini. Ma sto facendo un livello incredibile solo dei pinguini, praticamente. Ci siamo, ragazzi. Quei camion sono carichi di rifornimenti. Sapevo che dovevo farli dopo i pinguini. E poi andarcene da qui. Ok, quindi dobbiamo salire sul tetto, eh. Super rosa di guardia. Allora, il cane non è interagibile di certo. Loro due intelligenti come due pigne. Perfetto. Allora, iniziamo a rompere le scatole letteralmente in questo momento. Allora, grazie. Chissà, forse le troviamo tutte le monete in questa zona. Vediamo qua se c'è... No, nulla, c'è un muro invisibile, stavo dicendo. Vediamo se c'è qualche moneta nascosta. Proprio. Grazie. Oh, mi sa che forse in questo giro tutte le monete le abbiamo trovate, eh. Eccoci qua. Ce ne mancano solo 10. Allora, dobbiamo arrivare dall'altra parte. Basta continuare a rimanere sul tetto. Mission Pinguino Impossible. Eccomi qua. Missione compiuta. Ma perché ce n'è uno messo giù così? Sta facendo la siesta. Ma dobbiamo rubarli sti furgoncini o dobbiamo salirci? Siamo arrivati tardi. Kowalski, rapporto danni su questo veicolo. È ininteragibile. Senza problemi. Ti basterà solo montare queste ruote. Eccellente. Mettiamo in moto lo spettacolo. Va bene, mettiamogli sopra ste ruote. Quella stupida guardia potrebbe darci altri problemi. Ok, uccidiamola. Soldato, ecco come faremo. Rico, io sistemeremo quel tizio. Tu devi mostrarci dove lanciare le lattine. Cosa? E come faccio, Skipper? Esatto. Devi solo spostare il mirino. Quando sei pronto a lanciare una lattina, premi il comando azione. Pensi di farcela? O vuoi deludere la tua unità? Soldato. Cosa cacchio? Lancia delle lattine contro le guardie. Va bene. Ma che... Ah beh, è solo dato un tiro al bersaglio come tanti. Senza gomme dobbiamo proteggerle a ogni costo. È un tiro al bersaglio come tanti altri che abbiamo fatto finora. Ah, devo rompere anche le scatole, aspetta. No. Ah, ma posso spammare. No, qualcuno la pagherà per questo. Sicuramente, guarda. Se posso spammarne tre, guarda, sono molto più sicuro di vincere. Però non abbiamo trovato gomme 8, scusami. Al riparo, trovo la gine. Ho sistemato la prima gomma, signore. Prima gomma. Ah, ok. Non male, vero? Eccellente. Erano i secondi. Non erano 8 gomme. I nemici non andranno giù con un colpo solo, dobbiamo continuare a bersagliarli. Va bene. Non le lattine, non in faccia! Non le lattine! Guarda, va bene così. Ma dove vai? Lascia quella gomma! Fermatelo! Quella roba è gasata, cavolo! Ehi! Abbiamo un arsenale veramente di bibite infinite. Ma che razza di papere tira lattine siete? Papere tira lattine. Non si fa così il riciclaggio. E c'ha ragione.
Ma che razza di papere tira lattine siete? Papere tira lattine? È interessante come nome. La seconda gomma è a posto, signore. Secondo i miei calcoli direi che siamo più o meno a metà strada, ragazzi. Ma dai, il che davvero? Può essere un bene o un male. Oh no, il canide. Per mille fulmini, ancora quel cane. Ce l'ha con Kowalski. Dobbiamo fermarlo subito. Vai via. Cosa succede se colpisco questo? Niente. Ah, una bibita. Vi prenderò, papere. Al riparo, piovono lattine. Al posto di piovono polpette, il nuovo cortometraggio della DreamWorks. Piovono papere con lattine. Ehi. Ma poi perché rubare le ruote quando potresti fermare i pinguini? Non si fa così il riciclaggio. E c'ha ragione lui. Dov'è il cane? Guarda, io continuo a spammare, tanto va bene uguale. Ne manca uno. Eccolo lì che arriva, ma proprio lento lento, madonna cara. Vai via. Manca solo una gomma, signore. Sento meno profumo male. Di vittoria. No, aspetta. Sono le caramelle. Oh, trema tutto. Vi prenderò, padre. La striscia di lattina. No, basta con Vai via. Al riparo, piovono lattine. Non si fa così il riciclaggio. No, qualcuno la pagherà per questo. Non le lattine, non in faccia. Fermo, Sento. Quella è la mia gomma. Stupido cane. Cazzo di papere tira lattine siete. Quella roba papere è tira lattine è bellissimo però. Siete nei guai, paperotti. Centro. Molla quella la, quella gomma. Ma maledizione. Una ecco fatto. Una guardia grande e grossa fermata da una bibita. Ragazzi, abbiamo 3 secondi per ricordarci come si fa a guidare e inseguire quei camion. 1, 2, 3. E se ne andò. La porta. Tenetevi forte. Molto bene. Sai cosa fare. Cosa? Insegui il convoglio. Vai coglione, inseguilo. Ma quanto sta durando sta parte? È incredibile. Sapevo che i pinguini dovevo farli dopo, e invece no. Oh no, una parte Eccoli di guida. Ragazzi, su quei camion ci sono tutti i pezzi di ricambio necessari per aggiustare l'aereo. Ah, skipper, come faremo a prendere quei pezzi di ricambio? Nel solito vecchio modo, soldato. Gli andremo addosso a tutta velocità. Ma dai, c'erano delle monete lì. Premi il comando di azione per frenare. E se la situazione è grave, usa il comando di attacco per la frenata d'emergenza. Tieni premuto il comando di azione per la retromarcia. Ok, non ho capito niente dei comandi. Bene, uomini. Iniziamo a speronare. Forza! Voi altri la pagherete, lo giuro. Colpiscili. Oh no, fermo. Pensavo che l'addestramento fosse servito. E invece. Non fermarti finché non te lo merda, dico. C'era una moneta d'oro lì. Cavolo. E allora speroniamoli. E il primo camion è andato. Due, tre, quattro. Devi andare addosso un po' di volte per mettermi fuori uso. Dov'è? Dov'è finito? Vieni qua, maledetto. 5, perfetto. E anche il secondo camion è andato. Terzo camion. Oh, madonna. Continua a colpire quei camion o non avremo mai i pezzi che ci servono. Non sono tollerati errori. Non sono tollerati errori. Guida tu allora. Dai.
Madonna mia. Stringermi a prendere quel volante. 3. Avvicinati. 4. E 5. Mi sono flippato. Quando torneremo a casa ti iscriverò a un corso di guida sicura. Oh no, quello ci lancia le cazze ora. 1, minchia, 10 colpi, dove sono finito? Molto bene, ora continua a colpirlo finché non avremo la merce. Va bene. Se il gioco non mi flippa a caso totalmente, volentieri, guarda. Avvicinati a quel camion, è un ordine. Un attimo. Fammici arrivare. Cos'è successo? Ha lanciato una bomba fumogena. Ha lanciato della farina, credo. Continua a colpire quei camion o non avremo mai i pezzi che ci servono. 2, 3, 4, 5. Dio mio. Guida duro e sporco. Duro e sporco. Va bene. Aiuto. Dove sono? Aiuto. Il problema è che spero che non sia a tempo o a strada questa zona. Non costringermi a prendere quel volante. Avvicinati. Guarda, prendilo tu, fallo tu. Che cazzo me ne frega a me, guarda. Sei. Un po' più vicino. 7. E dai, vicino. Ma guarda come mi fa volare via sto furgone. 7. 8. Minchia! Continua a colpire quei camion o non avremo mai i pezzi che ci servono. Non sono tollerati errori. 9 e 10. Ale, finalmente. Che inseguimento. Quello era l'ultimo. Ottimo lavoro, soldato. Ora sai cosa fare, vero? Ucciderlo. Non esattamente, signore. Esatto. Dobbiamo tornare indietro a raccogliere il carico. Oh, giusto, il carico. Come faccio a dimenticarlo? Già. L'ho appena fatto. Torno subito indietro. 10, 4. 10 cosa?